Domani alle 14.30 il match tra Gelbison e Pescara. Ha parlato questa mattina in conferenza stampa il tecnico biancazzurro Zeman. Dezogus si è allenato regolarmente ma non è al 100%, sarà convocato. Ancora non c'è la convocazione invece per Pellacani, assente lo squalificato Cancellotti, fuori anche Kraia e Jabua. Tanti i dubbi di formazione, il tecnico boemo ha speso parole interessanti per Colai in conferenza stampa. Giocherà Crescenzi dal primo minuto al posto dello squalificato Cancellotti e Zeman poi ha difeso il suo pupillo Verratti dalle critiche che sono arrivate dalla Francia. Ascoltiamo con le immagini di Diego Martelli i passaggi della conferenza stampa di Zeman. Come è andata questa settimana di lavoro, eventuali indisponibili e che indicazioni ci può dare per domani? Grazie. Comincio dall'ultimo. Domani c'è la partita e si vedrà. La prima è per me una settimana fatta abbastanza bene, cerchiamo di mettere le basi su quello che dovremmo fare in futuro. Penso che c'è grande disponibilità dei giocatori e quello sono contento. Sui indisponibili c'è ancora fuori Kraia e Dezogus c'è, anche se c'è qualche problemino, però visto che si è allenato anche stamattina è disponibile. Pellacani torna? Pellacani penso che non l'ho convocato perché ha fatto due allenamenti praticamente con noi. Vabbè, ognuno c'ha i suoi, io ho sei attaccanti praticamente a disposizione. Penso di cambiare qualche cosa rispetto alla prima. Ma faccio un'ipotesi. Non ci sono i titolari fissi per me. Io penso che a sinistra c'era Dezogus e della Monica. E adesso. È anche Colai che mi sta dando soddisfazione, nel senso che sta facendo bene. La prestazione di Lescano domenica scorsa è stata con due gol, è un credito che le garantisce a Lescano domani la presenza dal primo minuto, oppure lei valuta esclusivamente come è andata la settimana, e mi riferisco a Vergani, e poi come è andata la prima settimana di Gradoni per i ragazzi? Credo ne abbiamo fatto poco o niente, nel senso che per ora ci sono altre cose più importanti da fare. Sulle scale ha fatto due gol, ha fatto molto bene. Mister, io faccio l'ultima domanda riferita a due singoli che sono Mesic e Vergani. Volevo sapere come in questa settimana, come diciamo, se le sono piaciuti in questa settimana e che cosa chiede loro. Grazie. A me mi piacciono tutti e due, poi è normale che non è singolo che fa, io batto più sulla squadra, nell'insieme, di aiutarsi, di stare vicini, di giocare insieme, e su questo penso che sono tutti e due a disposizione, o meglio sono disponibile a fare questo. In Francia è stato molto criticato un suo vecchio giocatore, Marco Verratti, è stato detto che deve tornare qui ad avere convivi, insomma, in un certo a mangiare arrosticini. L'ufficio stampa ha risposto in un determinato modo. Lei cosa si sente di dire a riguardo? A me sorprende, nel senso che per 10 anni è stato il miglior centrocampista in Francia, ha fatto sempre bene, poi per un errore, perché è un errore sicuro, ma penso che se uno fa un errore poi ci sono i giocatori che da 150 milioni che potevano recuperare loro, non spettava a lui recuperare il risultato. Lo rivorrebbe a Pescara? Sì, ma non è più per noi, lui è per calcio mondiale. Continua. Scherzavo, eh.